Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di Carbonari Adventure. Bene, speriamo che vi sia piaciuto il video di Forte Kerle. Ora siamo naturalmente sulle Vezzene. Qua c'è il Forte Verle invece, che si assomigliano anche un po' come nomi, no? Sempre un forte austriaco, della prima guerra mondiale naturalmente, costruito dagli stessi austriaci tra il 1907 e il 1914. Si trova sull'altopiano di Vezzena, tra le malghe di Busa Verle e Cima Verle, a quota 1500. Qua siamo in avvicinamento. Insieme ai forti di Campo di Luserne e Belvedere, costituiva la cintura difensiva più avanzata sul confine tra l'impero austriaco e il Regno d'Italia. Come vedete qua purtroppo ora sono solamente delle macerie, un cumulo di macerie che meriterebbe senz'altro di essere sgomberato, ripulito all'interno e reso visitabile. Varrebbe ancora la pena. Lassù c'è Cima Vezzena, altro forte anche quello oggetto un po' di pulizia paio anni fa circa, no? Questo rimane ancora qua, un cumulo di macerie, smantellato, smobilitato alla fine degli anni 30, non si sa neanche che termine usare, perché praticamente è stato estratto il ferro per la guerra della Abissinia, dell'Africa, eccetera. E quindi praticamente è stato demolito per tirare fuori appunto le travature di ferro, di acciaio che esso conteneva. Qua possiamo vedere ancora i resti dei bombardamenti, vero? Sì. Descrivi un attimino qua cosa è la tua impressione. Guarda qua. Qui possiamo notare un prato che è stato colpito da grandi bombardamenti. Infatti vi sto facendo vedere dalle riprese che ho fatto qualche giorno fa quando siamo stati appunto qui su Forte Verle. Appunto vedete che c'è tutto il prato pieno di bombardamenti. Ecco, questi qua siamo noi, i componenti di Carbonari Adventure. Ci stavamo facendo delle riprese per far vedere anche un po' le nostre anche impressioni sul forte. Bene, vorrei dire che qua all'interno di questo forte è stato anche nella guarnigione ci sono stati dei personaggi abbastanza famosi, cioè Louis Trenker e Fritz Reber. Facevano parte della guarnigione, del famoso regista austriaco, no? E qua possiamo vedere quello che rimane praticamente, no? Se lo osservate nelle foto d'epoca non è riconoscibile praticamente, no? Qui c'è questo famoso boschetto che in questi giorni qua sta per essere ripulito dagli schianti che sono stati a fine di ottobre dello scorso anno. E magari forse sarà anche visibile dalla strada, cosa pensi? Qua poi voglio ricordare che qua dietro ci sono anche le marmotte, tanti vengono fotografate sì. Le marmotte, ecco qua siamo sulla copertura, quello che rimane. Voglio ricordare che è stato anche oggetto di un attacco di fanteria in grosso stile. Bene ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto e vi invito ad andare a visitarlo. Vi ricordo che da lì potete partire con diverse escursioni anche su Cima Vezzena, che è molto interessante, una bella passeggiata tra i boschi a piedi. Tranquilla senza particolare fatica, no? Vi trascorrete una bella giornata, poi se è sereno potete fare anche diverse fotografie. Bene, mettete un like se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche e naturalmente al prossimo video. Ciao a tutti da Carbonari Adventure.